Benvenuti, siamo su un impianto a biogas IPF realizzato dalla Corradi e Ghisolfi. Gli impianti a biogas IPF sono degli impianti appositamente studiati e ingegnerizzati per adattarsi alle esigenze degli impianti a biogas di piccola taglia, della potenza fino ai 300 kW, che ben si adattano alle esigenze normative derivanti dal nuovo decreto ministeriale che regola gli incentivi. Gli impianti IPF sono molto semplici e tendenzialmente sono ingegnerizzati ogni volta sulle singole esigenze del cliente, partendo dai sistemi di alimentazione specifici relativamente al tipo di matrici con le quali si intende alimentare l'impianto a biogas e anche dal punto di vista del funzionamento per quello che riguarda i tempi di ritenzione e la capacità di accumulo del gas per poi poter utilizzare lo stesso all'interno dell'unità cogenerativa. In particolare, grande attenzione viene data ai sistemi di alimentazione dell'impianto. Principalmente l'impianto viene alimentato attraverso una prevasca di carico per gli effluenti liquidi ed una tramoggia di carico unita ad una pompa miscelatrice per quanto riguarda le matrici solide. La prevasca viene comunque sempre allestita con un sistema di pompaggio che ha nel suo cuore una pompa trituratrice. La pompa trituratrice permette di alimentare, in caso di emergenza e di malfunzionamento della tramoggia di alimentazione, le matrici solide e di gestire le stesse all'interno della prevasca stessa insieme alle matrici liquide. Tale accorgimento ci permette di evitare il fermo impianto o comunque la difficoltà di alimentazione dell'impianto anche in casi di fermo del sistema specifico per l'alimentazione delle matrici solide. Il cuore dell'impianto è formato da un'unità contenerizzata all'interno della quale troviamo sia il locale quadri che anche il locale pompe, appositamente separate da un idoneo setto isolato ma con una botola di ispezione che permette l'ispezione visiva all'interno del locale elettrico del locale pompe. L'unità contenerizzata è il cuore dell'impianto. Al suo interno troviamo le pompe principali di processo che permettono la movimentazione delle matrici dalla prevasca di carico, dalla tramoggia al digestore e dal digestore alle vasche di stoccaggio. Tutte le pompe e tutti i macchinari contenuti all'interno del locale tecnico vengono monitorati e vengono gestiti mediante inverter. Dal locale pompe possiamo anche andare a gestire quella che è la miscelazione dell'impianto. L'impianto viene miscelato attraverso dei miscelatori costruiti ad hoc, miscelatori di tipo combi, brevettati dalla Corradi e Ghisolfi, che permettono e consentono una miscelazione omogenea delle matrici, avendo due funzioni, sia il cosiddetto effetto rompicrosta che permette di portare le sostanze organiche dalla parte alta del digestore a quella più bassa, che anche dando una movimentazione circolare delle matrici all'interno del digestore, garantendo così un'uniformità nella miscelazione. Il software di controllo che gestisce l'impianto è un software costituito da pagine sinottiche che permettono il controllo dell'impianto a 360 gradi. Grande importanza viene data all'automazione d'impianto, che permette di governare e gestire l'impianto da qualsiasi computer, tablet, piuttosto che telefono cellulare. Quindi tutte le operazioni di routine possono essere fatte tranquillamente da remoto. Il software prevede anche una gestione automatica dell'impianto. Grazie a questa gestione l'impianto si regola nel funzionamento in maniera indipendente e per di più in presenza di alcune problematiche o di alcuni inconvenienti che possono accadere ovviamente in impianto, prova alcune soluzioni per cercare di risolvere il problema prima di mandare l'allarme e quindi richiedere un intervento direttamente in loco. L'ultima sezione dell'impianto è il digestore. Il digestore viene dimensionato di volta in volta in base ai tempi di ritenzione necessari per la ricetta in alimentazione all'impianto stesso. Tutti i nostri impianti sono dotati di cupola a doppia membrana. Tale accorgimento permette sia di poter misurare con estrema precisione la quantità di gas che è presente all'interno della cupola, che anche di evitare problemi di rottura del tetto o cedimenti della copertura che possono insorgere in seguito ad eventi atmosferici particolarmente forti. Scegliere un impianto IPF realizzato da Corradi e Ghisolfi
significa avere un impianto che è completamente tagliato sulle esigenze del cliente, un impianto che consente di avere un'alimentazione eterogenea sull'impianto e consente di avere delle modifiche sull'alimentazione dell'impianto nel corso della sua vita utile e soprattutto consente di avere un impianto dall'alta efficienza sia dal punto di vista della produzione di biogas che dal punto di vista della riduzione degli autoconsumi di impianto e una forte riduzione dei costi del personale legato alla gestione di impianto, in quanto l'impianto stesso è completamente regolato in automatico e ne consente una gestione facile senza la necessità di avere personale dedicato in azienda.